Minime variazioni nelle quote snap, lo scudetto 2011, pareggi per Milan e Inter, distacchi invariati per i rossoneri, la quota sale leggermente da 1,50 a 1,55, mentre la quota per l'altra milanese rimane invariata a 3. Il Napoli batte il Parma e scende a 12, mentre la Lazio, sconfitta nel derby, raggiunge la Roma a quota 200. Questa sera al padiglione del Museo d'Arte Contemporanea Maxi di Roma viene presentato il videogioco Gioventù Ribelle. Il titolo è stato sviluppato dal gruppo di filiera dei produttori italiani di videogiochi di Asso Knowledge per commemorare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Si tratta di un FPS ambientato nel periodo storico del Risorgimento italiano.